Che dire, care amiche ed amici? È terribile quello che è successo a Parigi, in Francia. Tremendo. 7 attentati, centinaia di morti. Allora io mi chiedo, è convenuto andare a portare la democrazia in Libia, in Siria? Sarkozy aveva un debito con Gheddafi perché gli ha finanziato la campagna elettorale. Allora è andato a bombardare Gheddafi. Poi sono andati francesi, europei e nordamericani per togliergli gli idrocarburi. Gheddafi li teneva a freno gli integralisti, li impiccava. Da quando hanno ucciso Gheddafi e hanno finanziato la guerriglia dei terroristi, in Libia è scoppiata l'anarchia ed è diventato un vero e proprio campo d'addestramento per mercenari e terroristi di tutto il mondo. Lo stesso valga per la Siria. Da quando hanno voluto fare guerra a Bashar al-Assad per portare la democrazia, la Siria, almeno per metà, è un campo d'addestramento di terroristi. Lo stesso vale per l'Iraq. Putin ha ammonito l'Occidente. Basta di guerre preventive al terrorismo, basta di esportare la democrazia perché state generando mostri totalitari. L'ISIS si è formato nei campi di detenzione iracheni, dove i nordamericani detenevano i fedelissimi di Saddam Hussein. E poi è finanziato dagli Emirati Arabi, dagli Arabi Sauditi, da Pakistan, da Turchia e da Stati Uniti. Anche da Israele. Quindi quello che succede in Francia, a Parigi, è il frutto di tutto questo intervenzionismo che non abbiamo potuto fare a meno di evitare. La questione da porci è come evitare altri attentati in futuro. E cioè, come ripristinare la condizione iniziale di prima degli interventi in Siria, Egitto, Libia e altri paesi dove sono andate le coalizioni militari occidentali a bombardare, perché soltanto ripristinando l'equilibrio e l'ordine si riuscirà a sconfiggere il terrorismo. Ma il problema è questo, che adesso non c'è chi possa governare Libia, Siria, Egitto, Iraq. Perché comunque vadi, governi imposti dall'esterno e democrazie imposte dall'esterno non saranno mai apprezzate dalle popolazioni autoctone, dalle popolazioni locali. Quindi ormai si è fatto il patatrac. Non si può tornare indietro, perché altrimenti sarebbe stato meglio non intervenire. Tutti questi sfollati che vengono in Europa scappano dai disastri che ha combinato la NATO e i suoi alleati. Putin lo ammoniva, non dovete intervenire. E poi bisogna rimediare alla condizione nella quale abbiamo fatto cadere questi paesi. Abbiamo i governi occidentali. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. D'altra parte, più si interviene, più le popolazioni locali diventano ostili. Come convincerli che non si hanno cattive intenzioni quando li si bombardano tutti i giorni? Quindi bisogna non soltanto uscire dall'Iraq, dalla Siria, dalla Libia, ma farlo garantendo ordine, l'ordine che si è andati a distruggere. Quindi è una cosa complessa. Bisogna rimediare al patatrac, ristabilire l'ordine che si è distrutto, ma facendo contenta la gente del luogo, che magari vogliono un altro dittatore. Perché si stava meglio in quei luoghi quando si stava peggio. Perché Saddam Hussein li impiccava gli integralisti islamici, lui era socialista. E Mubarak li impiccava i socialisti islamici, lui era socialista. Gheddafi anche aveva la sua idea di socialismo arabo e li impiccava gli integralisti islamici, i terroristi. Però noi in Occidente si diceva che erano dittature perché impiccavano le persone. Adesso quelle stesse persone
che difendevamo dalla violenza dei dittatori sono le persone che ci vengono a uccidere a casa nostra, perché erano gli integralisti islamici, signore e signori, che Saddam Hussein, Mubarak e Gheddafi uccidevano. Erano assassini che uccidevano anche la gente del loro popolo. E adesso, siccome noi siamo intervenuti in difesa, in teoria, dei diritti umani e della gente che era processata e uccisa in quelle che consideravano i nostri politici dittature, siccome abbiamo voluto fare gli eroi, i paladini della democrazia, adesso questi terroristi, che nel nome dei quali abbiamo rovesciato interi governi, si addestrano in quei paesi e vengono ad ucciderci. Paradossalmente la nostra integrità e il nostro benessere erano protetti da Mubarak